Buona domenica a tutti, Pietro Riglia, il nostro appuntamento del weekend, la rubrica Azionariato Buy and Sell, dove andiamo a ripercorrere quello che è successo durante l'ultima settimana, e sia per quanto riguarda Piazza Affari che per quanto riguarda Wall Street. E cosa dire? Che è stata ancora una volta, c'è stata questa forza relativa a favore di Wall Street, che chiude la settimana in deciso territorio positivo, andremo a vedere tra poco, l'Europa in leggero rialzo, Piazza Affari fa registrare durante l'ultima settimana un guadagno dello 0,32%. Lo vediamo su grafico weekly, il nostro indice principale ormai da 7 settimane all'interno di questo trading range, con supporti in area 30.000 punti, resistenze posizionate sui 30.600-30.650, mentre dalla parte opposta abbiamo una Wall Street che chiude la 12ª settimana positiva nelle ultime 13, con i prezzi dell'S&P 500 che sono andati a fare nuovi massimi di sempre oltre l'area dei 4.900, per esattezza 4.906 punti. Una Wall Street che ha tratto beneficio in particolar modo dal buon dato arrivato durante la settimana per quanto riguarda il PIL del quarto trimestre, più 3,3% rispetto ad attese che erano poste al 2%, quindi questa allontana la paura e il timore di una decisa recessione appunto dell'economia americana, e in questo contesto da sottolineare come il deflatore, quello riguardante anche i consumi, l'inflazione, rimane sotto controllo rispetto al mese precedente, 2,9% rispetto ad attese che erano al 3%. Quindi in questo contesto Wall Street ha proseguito il suo rally, e in un momento particolare in cui ci sono delle trimestrali che stanno inviando luce e ombre, l'abbiamo viste con Tesla, l'abbiamo viste con Intel, dati sotto le attese che hanno avuto impatto poi su alcuni settori, mentre in Europa durante la scorsa settimana abbiamo visto il market mover rappresentato dalla riunione della BCE, una lagata che ha detto che è prematuro parlare di un taglio dei tassi di interesse, spostando l'arco temporale all'inizio dell'estate, mentre invece per gli operatori, secondo alcune anche parole risposte che Lagarde ha dato durante la sua conferenza stampa, è possibile invece che la BCE, anche in scia ad un'inflazione che rimane in rallentamento, anche visti i dati che sono arrivati dagli indici PMI europei durante l'ultima settimana, è possibile quindi che la BCE tagli i tassi di interesse nel mese di aprile. Ricordiamoci, a proposito di banche centrali, che quella cinese durante la settimana sta mettendo in campo un'importante bazooka a sostegno dei mercati, quasi 380 miliardi di dollari, mentre mercoledì la Federal Reserve si esprimerà in tema di tassi di interesse. Importanti saranno le parole di Jerome Powell durante la conferenza stampa. Ricordiamoci che durante la settimana poi avremo il PIL europeo, abbiamo soprattutto l'inflazione che arriva dall'Europa, e non dimentichiamo che prosegue la stagione delle trimestrali, come dicevamo all'inizio, che stanno dando luce e ombre. Durante la settimana entrerà nel vivo questa stagione delle trimestrali con le società tecnologiche americane, che saranno un vero e proprio banco di prova per quanto riguarda appunto le economie stelle e strisce. Per quanto riguarda il FTSE MIB, quindi ritorniamo a Piazza Affari, 30.380 punti la chiusura della settimana, e con volumi che sono praticamente rimasti leggermente sopra 2 miliardi e 4, 2 miliardi e 411 milioni. Quindi non cambia la view sul nostro mercato, con i prezzi appunto che rimangono all'interno di questo trading range, 30.000-30.600, sarà solamente alla rottura di questa lateralità, diciamo in atto da 7 settimane, che si avrebbe un segnale affidabile per quanto riguarda il nostro mercato. Andiamo a dare qualche idea operativa per quanto riguarda il mercato italiano, ma anche il mercato americano, ricordando che durante le prime settimane del mese di gennaio sono state chiuse alcune posizioni sul portafoglio Italia, 96% al momento la performance media 9,61, mentre per quanto riguarda l'America lo short di Tesla porta un guadagno del 24%, performance media sul portafoglio di
6 2,40. Ricordiamoci soprattutto che sia l'operazione di Tesla ribassista sia l'operatività su alcuni titoli come quelli riguardanti Saras, Iveco e Sogefi, l'indicazione è arrivato dall'indicatore delle mani forti. Ricordiamo ancora una volta un indicatore di mie proprietà che utilizza il Money Flow Index, che lo vediamo sullo sfondo, e la liquidità, l'afflusso di liquidità che entra su un asset, unito poi ad i volumi e a grafi su grafico a un minuto dell'asset che si prende riferimento, unito anche al book, e quindi questo ci porta poi ad avere questo indicatore che dalla seconda parte del 2023, da quando l'abbiamo messo in campo, e a questi primi 7 mesi del 2024, sta dando veramente dei buoni risultati. Ricordo che chi si abbona sfrutta di riflesso questo indicatore, che ricordiamocelo, ci ha fatto entrare su altri titoli come può essere Altea, che andremo a vedere tra poco, il cui guadagno al momento è vicino all'80%. Ricordo che per tutte le info per abbonarsi al portafoglio Italia, portafoglio USA, trovate tutto all'interno della descrizione di questo video. Quindi chi vuole replicare le nostre performance, che sono performance importanti, non deve appunto far altro che richiedere tutto le info tramite la mail, appunto, che trovate all'interno della descrizione di questo video. Ma andiamo a vedere quali possono essere alcuni temi interessanti per la prossima settimana. Dicevamo di Altea, è un titolo che è entrato grazie all'indicatore delle mani forti d'aria 5,02, 5,04. Siamo a 9,02 con una performance veramente importante, quasi un raddoppio del capitale, e credo che siamo dinanzi ad una nuova fase di accumulo come quella che è successo durante la prima parte del mese di gennaio, con i prezzi che viaggiavano tra 7 e 7,70, poi un nuovo allungo, e uguale mi sembra in questa fase, area 8,80, resistente 9,45. Credo che sopra i 9,45 il target sarebbe posto sui 10 euro, eventuali correzioni in cui il rischio rendimento sarebbe da nostra parte per chi non è entrato sul nostro portafoglio, sul titolo, sono area 7,45-7,46, e Altea, ricordiamoci, sta ripercorrendo quello che ci sta dando Redelfi. Ricordiamoci che su Redelfi il nostro prezzo di ingresso è area 1,80, 1,90, siamo praticamente su 8,20, quindi un livello veramente importante di guadagno, appunto, che stiamo facendo sul titolo Redelfi. Anche questo grazie all'indicatore delle mani forti, è stato uno dei titoli che ha segnalato appunto l'indicatore delle mani forti durante la seconda parte del 2023. Andrei poi sul titolo Saras, perché il titolo Saras, durante le ultime settimane abbiamo notato un deflusso di liquidità. Poi è uscita la notizia durante la serata di venerdì con il fondo maltese che riduce la sua quota al 9,%, 9,% ricordiamoci che la quota in mano al fondo maltese che era appunto sul titolo Saras durante gran parte del 2023 era superiore, era vicino al 15%, ricordiamoci tra figura fondo maltese che opera nel settore delle materie prime facendo molto molto trading, ed è possibile che questa fase correttiva possa andare prima verso area 1,56 a seguire 1,50. 1,50 potrebbe essere uno di quei livelli interessanti per il titolo Saras. Dalla parte opposta, attenzione al titolo Amplifon, perché il titolo ha arrestato la sua discesa a contatto con questa importante trend line rialzista che parte dai minimi di ottobre, quindi la tenuta dei 29 40 e il superamento dei 30,70 potrebbero spingere i prezzi sui top degli ultimi mesi, 32 euro, sopra i quali abbiamo il super trend, avremmo un nuovo segnale di forza e a quel punto si aprirebbero le porte, anche perché ricordiamoci andremo a breccare questa importante trend line ribassista, aprendo appunto spazi importanti al rialzo fin verso area 33,50-33,60. Poi abbiamo sempre UniCredit, perché il titolo è abbastanza comprato durante le fasi correttive, però non c'è mai stata una vera e propria fase di correzione. E poi attenzione, dopo il titolo appunto UniCredit, al titolo Leonardo, perché
perché la fase correttiva si è arrestata sul livello del supertrend. Importante la tenuta appunto di area 16 euro, perché sotto si potrebbero aprire posizioni ribassiste. La tenuta sarebbe appunto propedeutica a una nuova ripresa del trend primario al rialzo, con possibili ritorni verso area 17,50. Spostandoci a Wall Street, attenzione. E ricordiamocelo ancora una volta al titolo Marathon Digital, perché siamo sul settore delle criptovalute. Le criptovalute tornano a rimbalzare dopo la fase correttiva, posto che da parte della SEC sul ETF voluto da BlackRock sul Bitcoin. E anche se credo che il titolo Marathon possa nuovamente tornare a testare l'area dei 14,50-15 euro, quindi credo che questo movimento possa lasciare il posto a un nuovo test, e la tenuta appunto dei minimi delle ultime settimane potrebbe rappresentare da questo punto di vista un'importante occasione per entrare su questo titolo e, tra virgolette, giocarsi la speculazione sulle criptovalute. Poi attenzione a BEOMIT, perché il titolo BEOMIT l'abbiamo trattato nel 2023 con un buon guadagno, e c'è questo importante superamento della trend line ribassista che parte dai top di dicembre. Però attenzione, perché venerdì andiamo a disegnare una shooting star, un classico segnale di debolezza, e farei molta attenzione appunto ai 6,70, perché la rottura aprirebbe le porte per un ritorno sui minimi d'ottobre posizionati in area 5,60. Vediamo lunedì come il titolo va ad aprire. E poi non dimentichiamoci, come al solito, i titoli legati al settore shipping con Nordic American Tankers. Siamo ancora a metà strada tra le resistenze 4,55 e supporti in area 4,20. Poi andando sullo Standard & Poor's farei molta attenzione al titolo di Lilly, perché Lilly potrebbe prendere il posto tra le sette sorelle del titolo Tesla. Titolo Tesla che è andato incontro a una vera e propria fase correttiva. Le debolezze verso 5,60-600 dollari potrebbero in questo caso essere occasioni per appunto entrare su un titolo la cui impostazione rimane chiaramente al rialzo. Ricordiamoci, settore farmaceutico che sembra aver ritrovato smalto, e quindi Eli Lilly è uno dei titoli, dal mio punto di vista, interessanti nel medio-lungo periodo. Andando invece tra i titoli legati al Nasdaq, dicevamo di Tesla, su cui abbiamo chiuso il nostro short con un guadagno del 24%, ora bisognerebbe capire se l'area dei 178-180 reggono. La tenuta di questi livelli e il superamento dei 190-191, che sono i massimi di giovedì scorso, aprirebbero le porte ad una chiusura come minimo di questo importante gap down che è stato aperto post dati del quarto trimestre. Ricordiamoci i dati sotto le attese per quanto riguarda il titolo e Tesla. E poi attenzione sempre nel farmaceutico al titolo Walgreens Boots, fase correttiva, nuova ripartenza a contatto con i supporti posizionati in area 22 dollari. Questa appunto un'area, anche se venerdì realizza una sorta di hammer ribassista, l'area dei 22 dollari potrebbe essere, come rischio rendimento, una delle aree più interessanti per entrare su un altro titolo che può essere appunto interessante, visto il settore farmaceutico che torna ad essere abbastanza caldo. E poi una nostra vecchia conoscenza, il titolo Sirius, perché abbiamo visto il test dei supporti super trend 5 dollari, ripresa appunto del trend. Farei massima attenzione al superamento delle resistenze 5,75-5,80, sopra i quali si aprirebbero spazi prima per i 7, poi per i 6, 7 e alla fine gli 8 dollari. Quindi altro titolo che rimane in forma per quanto riguarda il Nasdaq. E concludiamo, perché appunto tra i titoli da monitorare abbiamo sempre Advanced Micro Device e Hammer ribassista. Dopo questa candela rossa di giovedì, primi livelli che io andrò a monitorare con gli abbonati al portafoglio USA, e l'area dei 150 dollari. La tenuta di questi livelli potrebbe anche in questo caso rappresentare una buona occasione d'acquisto, naturalmente con un mercato che rimane prepotentemente alla rialzo. La nostra strategia non cambia, ovvero fasi correttive utili per poter andare a
individuare quei titoli all'ottima forza relativa che possono appunto poi nuovamente ripartire. E, detto questo, con l'abbonamento, con il portafoglio Italia, appuntamento domattina con la mail d'apertura, portafoglio USA appuntamento a domani pomeriggio. Ricordo sempre che chi vuol far parte del nostro canale privato o del portafoglio Italia o del portafoglio USA o di tutte e due non deve far altro che iscrivere alla mail che trovate all'interno della descrizione di questo video. Io vi ringrazio per l'attenzione, buona domenica e prossimi incontri.